si è formato un violento sistema temporalesco nella bassa Veronese, per poi trasferirsi nel Montagnanese, dove anche lì ha prodotto parecchia grandine e parecchia acqua, per poi arrivare a spostarsi più a nord-est, colpendo il comune qui di Agugliaro, soprattutto la parte centrale di Agugliaro, dove ha provocato, come abbiamo visto, una ingente, un'eccezionale grandinata di circa 20 centimetri. Dunque è un evento veramente importante e ovviamente dobbiamo aspettarcene sempre di più a causa, come avevamo ribadito anche qualche settimana fa, dei cambiamenti climatici. Sul riscaldamento globale abbiamo sempre più questi eventi estremi. Eventi estremi che questa mattina hanno fatto tornare l'inverno anche nei comuni di Albettone e Poiana Maggiore, dove è stata interrotta l'elettricità e dove si è immediatamente riaperto il COC per gestire l'emergenza. A Poiana sott'acqua sono finite via Colombara, Ponte Novo e via Ponticelli. Ancora una mazzata per l'agricoltura, che si aggiunge ad una situazione già critica secondo Coldiretti, che stima questa mattina una precipitazione media di 60 millimetri in 10 minuti nella zona dalla bassa Veronese e Vicentina fino a quella di Rovigo. A rischio le colture erbacee, tabacco, mais e pomodoro. Ad Albettone è colpita la frazione di Lovertino. Siamo stati più fortunati, nonostante anche nella frazione di Lovertino ci siano stati degli episodi collegati anche lì alla grandine. Quindi la grandine aveva ostruito sostanzialmente tutte le possibilità di scolo dell'acqua. Fortunatamente, con alcuni interventi mirati anche dei vigili del fuoco, siamo riusciti comunque a far sì che la situazione nel giro di poco ritornasse alla normalità. Però, vedendo le scene di Agugliaro, massima solidarietà ai nostri amici, perché insomma stiamo a pochi chilometri, quindi sono amici, anche al collega sindaco Massimo Borghettini, perché immagino quanto difficile sia. Poteva prevenire in qualche modo avvisare per tempo i cittadini? Allora, avvisare per tempo è difficile, magari con 10-15 minuti di preavviso. Anche 20 minuti potevamo sapere la traiettoria del temporale, però non potevamo sapere l'entità della grandinata. Cioè, quello è difficile da prevedere, una grandinata di queste proporzioni.